Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news amministrative. Il PD fa il pieno in regioni e comuni. Il premier Matteo Renzi vola a Bruxelles dopo la vittoria alle europee. In Nigeria l'esercito sa dove sono le giovani rapite. Sull'onda lunga delle europee il PD fa il pieno anche alle amministrative. Il Piemonte e l'Abruzzo alla centro-sinistra con Chiamparino e D'Alfonso che strappano le due regioni rispettivamente alla Lega Nord e a Forza Italia. 8 comuni confermati alla centro-sinistra, 3 Ascoli, Piceno, Tortoli e Teramo si confermano alla centro-destra, poi Prato che dalla centro-destra passa alla centro-sinistra e altri 15 comuni al ballottaggio. Dopo aver spazzato via la concorrenza alle elezioni europee, il premier Matteo Renzi vola a Bruxelles al tavolo della riunione del PSE, il Consiglio europeo. Intanto il segretario dell'NCD e ministro dell'Interno Angelino Alfano, in merito ad un'alleanza NCD-Forza Italia, dice «difficile, non vedo le condizioni» e Fitto «l'alleanza del centrodestra riparte da Berlusconi». L'esercito nigeriano ha annunciato di sapere dove si trovano le oltre 200 giovani sequestrate dagli uomini del gruppo islamista Boko Haram lo scorso aprile. Le forze armate non ricorreranno comunque all'utilizzo della forza per trarre in salvo le ragazze rapite nel villaggio di Chibok, nel nord-est del paese. Rimane alta la tensione in Ucraina, dove è di almeno 30 morti il bilancio dei violenti scontri scoppiati attorno all'aeroporto di Donetsk. Le forze di Kiev avrebbero ucciso 30-35 filorussi che avevano occupato lo scalo. Gli Stati Uniti intanto fanno sapere che sosterranno il futuro presidente dell'Ucraina. Operazione anticamorra della squadra mobile di Napoli contro il clan di Micco, 12 le ordinanze di custodia cautelare. Gli indagati sono ritenuti responsabili di associazione mafiosa finalizzata al traffico di droga, tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi. Manette anche il boss Marco De Micco. Settimana ancora instabile sul nostro paese con piogge temporali più insistenti al nord, specie a ridosso dei rilievi, migliora nel pomeriggio. Addensamenti e rovesci sparsi anche tra nord Toscana, nord Marche e localmente nord Umbria. Per quanto riguarda le temperature si manterranno stabili o in lieve flessione. Filippo Inzaghi verso la panchina del Milan. Manca ancora l'ufficialità, ma il vertice ad Arcore tra Berlusconi e Galliani sarebbe stato decisivo per delineare il futuro della panchina rossonera. Scartata l'ipotesi dell'attuale allenatore del Siviglia, Unai Emery, il Milan punterebbe sul tecnico della Primavera che avrebbe partecipato alle 3 ore d'incontro.